Buongiorno a tutti. In questo video, in risposta anche a dei commenti che mi sono stati fatti, volevo parlare della riforma protestante. Ho detto già che non è vero che la Chiesa cattolica è l'unica vera Chiesa, anzi, diciamo che le Chiese protestanti sono più numerose, delle congregazioni cattoliche. Pensiamo ai luterani, pensiamo a quel grande riformatore anche che fu Calvino in Svizzera, e pensiamo ai padri pellegrini che in fondo fondarono la nazione americana. Quindi si può dire che Lutero avviò una grande riforma che non fu soltanto ecclesiastica, ma fu anche sociale. E se non fosse stato per i protestanti, infatti, pensiamo alla grandezza dell'Inghilterra. Pensiamo agli Stati Uniti, ai padri pellegrini, al Mayflower che sbarcarono negli Stati Uniti e fondarono una nazione, i cosiddetti puritani. Quindi, se non fosse stato per Lutero e per la riforma protestante, il progresso non ci sarebbe stato. I protestanti, pensiamo anche alla grande regina Elisabetta, hanno portato nel mondo quel progresso che i cattolici avevano negato. Se non ci fosse stato Lutero, saremmo ancora fermi ai tempi dell'Inquisizione, quando si processavano e si bruciavano gli eretici e le streghe, perché questa era una mentalità antiquata. L'Inquisizione è nata in ambito cattolico. Mi è stato fatto osservare che anche Lutero ha ucciso i cosiddetti eretici. Innanzitutto vorrei precisare, è vero. Pensiamo all'episodio delle streghe di Salem, ma a differenza della Inquisizione cattolica non ricorrevano alla tortura e anche a quel metodo disumano e barbaro che si chiamava il rogo, cioè prendevano delle persone e le mettevano sul rogo, le facevano bruciare là. Per quale colpa? Perché non la pensavano come i cattolici, perché erano delle povere donne ignoranti che si ritenevano streghe, quando invece erano soltanto delle povere pazze, il cui posto avrebbe dovuto essere in manicomio e non certamente sul rogo. Quindi diciamo che i protestanti, anche se sbagliarono spesso, ebbero il merito di essere più umani, facevano morire le persone per impiccagione ed è un tipo più rapido di morte, mentre l'Inquisizione ricorreva alle torture e al rogo. Questa è una grande vergogna dell'Occidente e della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica si è mai scusata per le migliaia di vittime, di donne bruciate sul rogo, colpevoli di che cosa? Di non adorare Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo avrebbe voluto che delle donne innocenti morissero sul rogo? E anche se non erano innocenti, pensiamo che oggi gli assassini più brutali non vengono certo giustiziati anche negli Stati Uniti in questo modo. In Italia la condanna a morte non c'è, c'è l'ergastolo. Evidentemente, quindi il protestantesimo fu più civile della Inquisizione cattolica. La Chiesa cattolica si è macchiata di atrocità che non hanno nulla di scritturale. I roghi sono stati la grande vergogna dell'Occidente, così come le crociate. Se non fosse stato per i protestanti, saremmo fermi ancora alla barbarie del Medioevo. Quindi Lutero non ha cambiato soltanto la visione della Chiesa, ma ha cambiato, ha dato inizio, cioè non è stato lui personalmente a cambiarlo, perché forse neanche ne era consapevole, ma ha dato inizio a quel progresso che avrebbe portato l'Occidente a essere quello che è oggi. Quando io sento i cattolici di oggi che parlano, certo i cattolici di oggi non sono più quelli di allora, il Papa di ora, Papa Francesco, non è certamente il Papa del Rinascimento che vivevano nello sfarzo e nel lusso. Quindi la Chiesa cattolica nel passato ha sbagliato molto. E sentirmi dire che la Chiesa cattolica è la sola vera Chiesa, io invece dico, se non fosse stato per Lutero, se non fosse stato per la Chiesa anglicana, se non fosse stato per i protestanti, vivremmo ancora con l'Inquisizione e i roghi. Non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione americana, nessuna rivoluzione francese, quindi i protestanti hanno cambiato il mondo. Almeno il mondo occidentale, non mi sto riferendo all'Islam. In poche parole, quindi, il cattolicesimo è la religione dell'arretratezza,
dell'essere retrogradi e del condannare chi non la pensa come loro. Ma Gesù Cristo, se venisse di nuovo ora, non condannerebbe questa gente che la pensa così? I roghi, bruciare delle persone sul rogo, la grande vergogna dell'Occidente. Questa è una cosa che a sentirla vengono i brividi. La Chiesa Cattolica si dovrebbe scusare per questo e non continuare a pronunciare giudizi. È come se il diavolo pronunciasse giudizi su un santo. Quindi io non voglio. Non, io nel mio canale mi è stato detto chiudere il canale, ma io non dirò mai che la Chiesa Cattolica ha ragione. La Chiesa Cattolica si deve scusare, come ha fatto per Galileo Galilei, che giustamente allora si è scusato e ha fatto bene, perché quello è stato un grande errore. Quindi non dico che nella Chiesa Cattolica non vi siano stati grandi santi o grandi uomini come i gesuiti o come San Francesco, ma quegli inquisitori che bruciavano le persone sul rogo, dove sono ora? Se c'è l'inferno, sono là. Con questo è tutto, vi saluto.